La tua console è posseduta dai fantasmi oppure senti strani rumori durante le sessioni multiplayer? E chi chiamerai? Ma parliamo di videogiochi, naturalmente. Bentornati alla videorecensione di oggi, dove analizzeremo l'ennesima licenza videoludica, uno dei più famosi franchise degli anni 80, Ghostbusters. Ghostbusters Sanctum of Slime è uno sparatutto a stanze con visuale dall'alto, che ci permetterà di rivisitare le locazioni dei due film, come l'Hotel Sedgwick e le fogne di New York, nei panni di quattro acchiappafantasmi appena assunti, perché purtroppo quelli storici sono stati relegati al ruolo di mentori e personaggi secondari. Sin dalle prime missioni si evince chiaramente l'idea di fondo sulla quale si basa l'intero gameplay: eliminare, e non catturare, i fantasmi con l'arma adatta, secondo i tre colori possibili: rosso, giallo e blu. Non vi sembra un concept decisamente banale e noioso dopo pochi minuti? Inoltre, le tipologie di fantasmi che incontreremo nel corso dei vari livelli sono esigue, differenziandosi unicamente per il colore e non, ad esempio, per i pattern di attacco. Invece, i boss di fine livello risultano più interessanti e richiedono maggiore coordinazione e tattica per riuscire ad esaurire velocemente la relativa barra d'energia ed acchiapparli mediante l'ausilio della trappola. Un banalissimo minigioco Quick Time Event. Nemmeno gli sporadici potenziamenti risultano sensati, trattandosi di power-up temporanei e dalla dubbia utilità, quali l'incremento del punteggio, oppure action figure collezionabili dello Stay Puft Man. Purtroppo si tratta di un gioco pensato appositamente per il multiplayer, online oppure in locale, perché diversamente risulta frustrante già a partire dal secondo livello. La deficienza artificiale dei compagni controllati dalla CPU impedisce qualsiasi tipo di tattica o coordinazione, a differenza delle partite con amici, portando frequentemente il fatidico game over quando il nostro personaggio è a terra e gli altri acchiappafantasmi cercano di rialzarlo, interrompendo completamente l'offensiva verso i fantasmi. Decisamente frustrante, persino nelle sessioni a bordo dell'Ecto 4VD, che dovrebbero in teoria risultare più semplici, poiché lo spostamento risulta su binari invisibili. E non basta la colonna sonora originale e le strisce a fumetti con dialoghi che ricalcano fedelmente lo spirito delle due pellicole cinematografiche a nascondere l'infima qualità del titolo. Ghostbusters Sanctum of Slime è disponibile sul marketplace di Xbox Live e PlayStation Network, al prezzo rispettivamente di 800 Microsoft Point e circa 7 euro. Ma dovreste tenervi alla larga, anche se siete dei fan sfegatati degli acchiappafantasmi. Perché questo è esattamente quello che succede quando gli sviluppatori incrociano i flussi. Anche per oggi si conclude il nostro video. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito come sempre ad iscrivervi al nostro canale YouTube. Vi ricordo di visitare regolarmente il nostro portale web www.parliamodivideogiochi.it. L'appuntamento è per il prossimo video!